fare le cose un po' raccapezzate. Adesso parliamo con un personaggio che probabilmente nella storia del calcio conta e ha contato qualcosa, e speriamo che sia proficuo anche per le nostre urgenze. Avrà il ruolo che ha avuto Martucci, in sostanza? Sì, lui sarà responsabile dell'area tecnica, quindi avrà margini nel contatto con chiaramente con il settore. Ecco, ha detto: io sono abituato a prendere giocatori che non hanno grosse pretese, anche perché poi sono promesse che non possono essere mantenute, quindi la società svolta anche dal punto di vista, diciamo, di una gestione sana anche a livello economico. Sì, sì, io sento le sue telefonate, professionalmente parlando, dice che lui viene solo a trovare queste situazioni che non sono mai con loro in bocca, ma che sono sempre tribolate, diciamo così, perché effettivamente bisogna trattare gente valida che abbia anche poche pretese. Quindi credo che oggi sia faccia il nostro caso, e speriamo che riesca anche a condurre in porto la salvezza della squadra, ma comunque anche la qualità della società e del settore. Ecco, questo arrivo significa che lei rimane almeno fino alla fine della stagione? Ma io ho già detto, se ci sono i presupposti per poter arrancare e comunque portare a compimento la cosa, io ne avrei il piacere, l'ho sempre detto. Se non ci sono i presupposti perché devo far conto con il nulla, è normale che per me diventa problematico. Però anche questo tipo di spinta che può venire da un personaggio qualificato quale è De Nicola, io credo che sia utile anche per rimpostare un pochettino quello che è il discorso in generale e portare a compimento il progetto. Poi vediamo quello che strada facendo si potrà ottenere per migliorare tutto, e faremo del tutto per migliorare. La commossa che non sembra stata gradita da Felletti e Anzalone, che hanno fatto questo comunicato ieri sera. Ma io dei comunicati rispetto, io ambirei più ad avere un confronto sereno, tranquillo e comunque propositivo. Ripeto, io più di stare qui ad affrontare il problema penso che non posso fare. Poi gli altri, ognuno adduce le sue motivazioni, ma io qui ci sto. È vero che non sono simpatico ai giornalisti d'Arezzo perché non sono prolisso e tiro fuori sempre le butade come a qualcun altro piace, ma io per quanto mi riguarda credo di averci sempre messo impegno, faccia e anche quantitativo di denaro. Per quanto riguarda la conferenza stampa di Zerbini, usando le sue parole, il marito Arezzo tornerà dalla moglie Villaggio Amaranto? Ma guardate, io devo dire che Umberto Zerbini rimane un amico profondamente stimato, apprezzato e considerato. Io non ho, cerco di essere chiaro dal punto di vista di quelle che sono le logiche. Io non ho nessun problema con il dottor Zerbini, tant'è vero che se ci saranno delle possibilità di reintegrare e di riunire gli argomenti e i discorsi si faranno, ma ben volentieri. Cioè, voglio dire, io ritorno a dire quello che ho sempre detto, io ho preteso, ho tentato, ho raggiunto la possibilità di realizzare un progetto col dottor Zerbini, che per altri versi non era stato mai né reso possibile, neanche paventato. Ero riuscito a fare un progetto che onestamente mi gratifica e mi onora. Mi onora perché credo che ad Arezzo sarebbe stato un qualcosa che probabilmente andava sopra le righe, sopra la tradizione e sopra il generico. E si sono verificati dei fatti che purtroppo non mi hanno permesso di continuare in questo discorso, ma non perché ce l'avessi con il dottor Zerbini o perché il dottor Zerbini avesse fatto qualcosa che non era meritorio di considerazione e di aspettative. Purtroppo ci sono state dei valori, delle situazioni che provengono da altre considerazioni e da altri valori che purtroppo per me non sono gestibili in questo momento. Però nulla toglie che la cosa possa essere recuperata, ripresa e magari infervorata rispetto a quello che poteva essere l'atto iniziale. Quindi il Villaggio Amaranto è ancora una risorsa per l'Arezzo, per il sistema calcio Arezzo, secondo lei?
Ma il villaggio Amaranto potrebbe diventare quella risorsa a cui ho sempre aspirato io. Potrebbe diventare, in questo momento chiaramente no, perché non siamo in grado di definire certi particolari che sarebbero determinanti e necessari.